Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, altro episodio di Pokémon Mario Merda, anche su questo qui, stesso casino di Gladiator. Avevo fatto un altro episodio, ma non mi è partita la registrazione. Poi l'emulatore mi ha dato un problema, è crashato, non partiva più, e ne ho scaricato un altro. E sì, ho dovuto rifare da capo, ma quel poco che ho trovato, però intanto ho trovato nuovi Pokémon tipo, aspettate. Stronzolo ho levellato un po'. Sin da qui che me lo tengo, questo qua. Rata, sì, ci sapete, Nazareth, Peugeot, la scimmia. Poi ho trovato anche Kermit e Kermit e un altro. Ah, e Oddish. Ok, bosco smerdato. Hai sentito la leggenda di Tonio Cartonio? Sembra sia qui vicino, lo sapevo già. Attenzione, bosco smerdato è pieno di meraviglie. Sicuramente di meraviglie. Protezione da virus, ma io sono Acab e li voglio i virus. Sono qui con alcuni amici. Mi hanno detto che andavano a comprare le sigarette 5 ore fa. Ma ora tornano a prendermi, eh? Sicuro! Nelson dei Simpson ha avuto la stessa storia. Nulla. Ho anche finito le Pokéball perché. Vi ricordate Geodol, il figlio di puttana che ci ha fatto fuori? Non riesco a catturarlo, non ci riesco, è troppo forte. Accidenti, ho appena schiacciato un caterpillar, vuoi catturarlo? Ora mi sembra indebolito abbastanza. Non funziona così. Caterpillar. Eccolo qua, caterpillar. Vedete, aspetta. Dov'è? Non ho Pokéball, quindi non posso neanche catturarlo. Non lo faccio fuori perché il level up lo voglio fare onesto. Ecco qua. Sì, solito coglione. Ah, vediamo cos'ha. Lidl. Azione. Giorno paga, spero. Ah, è vero, non mi spoilerò nulla. Che magari fa una mossa cattiva. E già qui. Vabbè, faceva buon latte che si rigenerava. Oh, Caterpillar invece è molto facile. Anche se ha due teste, non so bene il motivo. Dopo questa metterò. Sì, dopo questa battaglia metto. Come si chiamava? Sin da qui. Sin da qui, sin da qui. È sconfitto e umiliato. Coso? No, ho sbagliato. Dov'è? Oh, cambia. Sin da qui. Questo qui. Ciao, sono Bear Grylls e oggi vi insegnerò come sopravvivere nel bosco smerdato. Ah, Bear Grylls. Bear Grylls avventuriero vuole perdere. Ah, Bullidol. Tanto ha levellato. Ah, non ce la fai. Vediamo di che tipo è Lidl? Non è di tipo coleottero, peccato. Adesso caccola. Cavolo, questa è forte. Ma così lo ammazzi. Era scarsa la caccola. E Wulidl. Ah, ancora Wulidl. Ti stesso di prima. Vabbè, questo qua è scarsino. Azione. E fatto, ovviamente. Ora rimetto. Oh merda, andrò a mangiare qualche caterpillar. Via Grills. Adesso cambio, stronzo. Sì, così per farlo bilanciato. Però il starter deve essere sempre due livelli in più di quelli normali. Il mio verme è piccolino, ma ti consiglio di guardarti le spalle. Doppio senso everywhere. Caterpillar. Vabbè, questo è facile. No, cavolo, è forte questo qua. Pensavo di avergli tolto mezza vita, invece. Vedete che è forte. E basta questo mille bava che divento più lento di una me. Eh sì, sono già la merda. Oh, ed è andato. Cos'ha adesso? Un altro caterpillar. A livello 8. Ecco, adesso è più veloce caterpillar di me. Vabbè, finché non fa mossa di attacco va bene. Mi sa che me ne ha fatta, perché un po' di danno. Infatti, azione anche lui. Non faccio trasformazione che divento più lento di lui dopo. E lo stronzo a livello 13. Bene. Oh no, soffro di mille bave precoce. No. Cambiamo di nuovo. Ordina, sin da qui. Ora andiamo avanti. No, merda, odio sta parte. È pieno di erba alta. Vabbè, gli oggetti li prendo dopo off-camera, tipo. E qua? Mi chiamo Piglia Mosca, ma non ho mai visto una mosca qui. Ecco, il più grande.
È il più grande dilemma. Non hanno mai preso una mosca, quindi perché si chiamano MetaiPod? No, azione, bracere. MetaiPod barra onda. Ma però. Ah, si è sbagliato freccia. Vabbè, l'ho fatto fuori lo stesso. E sin da qui sale di livello. Caterpillar, bracere. Ma così lo ammazzi. Infatti. Vediamo un po' MetaiPod da cosa è debole. È debole al fuoco. È debole, per fortuna. Ricordatevi, mai dare fuoco a un iPod. Ti insegna anche certe cose sto gioco. Ah, oh, ho perso, non lo sapevo. Vediamo cosa ti dice. I Pokémon tipo quell'ottero si evolvono facilmente, comodo, no? Se non facessero cagare sarebbe il massimo. Infatti, fanno cagare. Se devi scegliere un Pokémon che fa cagare, sceglilo di tipo quell'ottero. A meno che non sia un leggendario coleottero, non ho mai sentito una simile bestemmia. Pozione. Ho avuto problemi con il capo palestra per la prima volta. Non vi spoilerò chi è. Ancora Bullidol. Azione. Vabbè. Oh, finito. E qua? Soldato Belino tuo rapporto, scusate. Cambiato il personaggio? Sì. Ok. Avevo paura che. Ma siamo ancora troppo deboli per il capo palestra. Faccio un po' di level up tra un po'. Così. Vi dico io dove arrivo. Dopo vedete. Ecco, bollate su stronzo. Qua in giro dovrebbe esserci anche un Pikachu. Sì. Nel gioco originale era un Pikachu. Qua credo sia un Pikachuk. Devo trovarlo, insomma, ma non lo le. Basta con sto bollate di merda! Oh madonna! Bastardone che sei! Oh, almeno giorno di paga però fa danni, eh! Scippo! E Scippo ti c'aveva la mossa solo se con una mossa di difesa. Oh! Si è provato 1000 volte contro il muro, ma mi si piega ovunque! Ah, ma mi si piega sempre, scusate. Qualche volta stavano delle cose per terra. Sto cercando ciò che ho perso, mi aiuti? Ma che ca. Perché diceva. Vabbè, fa niente, fa niente. Ordina, ho qualche problema con i comandi ancora. Infatti. Ancora Lidl. Perché va poi Lidl? Vabbè, Widol, Lidl. Oh. E è andato anche questo qua. Oh, arriva. C'è un triste aroma di merda nell'aria, bosco smerdato. Bene. Hai visto i Pikachu sul lato della strada? Con una mossa speciale i Pokémon possono tagliarvi. Non dico niente. Molti Pokémon vivono solo in boschi e grotte. Devi guardare ovunque per catturare diverse specie. Bene, grazie per l'interesse. Puoi interrompere l'evoluzione. Esiste solo una persona che lo fa, Ashil Pirla. È vero, perché devi interrompere l'evoluzione? Perché? Vabbè, ok che vuoi interrompere, ok che vuoi farlo levellare un altro po' per fargli imparare la mossa, ma cazzo, hai uno Squirtle da 20 anni ormai. Il capo palestra lo affronto dopo, anzi no, andiamo adesso, dai. Gli allenatori li affronto ora, mentre lui, il grande capo palestra, lo affronterò dopo. Oh, chi è? Antonà, dove vai? Ci vorranno anni luce prima che tu possa combattere con Giurato. Giurato, capito? Capito che è il capo palestra? Charmando. Perché Charmando, scusate? Questo qua non l'ho capito molto. Ed è andato. Livello 12 sin da qui. E Sandk. Ma che cane. Sandklan. Con tanto di torce in mano. Questo non mi sembra tanto difficile, però 11-12, siamo vicini col livello, Come sin da qui fallisce. Ha fatto così perché. Avete visto l'animazione? Adesso devo levellare. Ci vediamo dopo. Ok, ho finito di levellare, ecco qua. 13 e 15, vediamo, spero che basti. Oh, buongiorno al pubblico maschile, al pubblico femminile, anzi al pubblico femminile. E poi è quello femminile. Cosa?
Uno piacere, il grande piacere ospite di avere ospite un nuovo sfidante. Non ho capito un cazzo. Io sono Luca Giurato, preparati a lottare. Ok, fin qua ho capito. Oh, Luca Giurato, capo palestra, vuole perdere. È il turno di dizionario. Cavolo, dizionario è forte. È forte, sì, cavolo. Io vado avanti. Azione. Ah no, dizionario usa sol di raggio perché. Ho un'idea, ruota fuoco. No, non va. Introforza. No, introforza è forte su sin da qui. Vediamo quanto danno gli faccio. Abbastanza. Bene ma non benissimo. Ok. Vai, 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 vai. Sei una puttana. Ok, stronzo, fallo fuori. Fallo fuori, dai che manca poco. Oh. Adesso mudo li merle. Cos'è? Cosa cazzo è? Boh. Quanto danno gli faccio? Non lo so. Ecco, bene, non colpisco nemmeno. Finito? Ah, benissimo. Trasformazione. Oh, ora siamo anche noi un mudo di merda. Uno shock no, Sassata. Ma non mi vanno neanche gli attacchi, come faccio io a vincere, scusa? Oh, un pochino li abbiamo fatto. Non tanto. Ok. Possiamo andare avanti così. Sì, subito. Mi sa che è di tipo terra. Quindi tono shock non va. Ah, ho una tattica per sta roba qua. Butto Nazareth. Adesso vi faccio vedere. Butto Nazareth. Così stronzo torna alla forma originale. Poi lo faccio ritrasformare. Così punti, così le mosse posso usarle di nuovo. Visto? Trucchetto. L'ho imparato nell'altro episodio. Che è andato a puttana, ovviamente. Oh, dai, dai, stronzo, dai, un colpo, un colpo, un colpo. One punch, one punch. Porca troia. No, non posso usare. Oh, one punch. Livello 16, stronzo, dai. Oh, hai sconfitto e umiliato Luca Giurato, capo palestra. A cipicchiare ai tempi della caduta del mudo di Merlino, che non esisteva una cosa del genere. Credo proprio di dover chiedere scudo. Giurato chiede scudo. Scudo, ok. Va bene, figliolo. Gastano vince 1400. Oh cavolo, stronzo sta per evolversi. Che cosa diventerà ora? Un dildo, cos'è? Ecco. Mister Enki. Mister Enki impara mega pugno. E che è sta roba, scusate. Qualcuno sa cos'è un Mister. Ah. Ma mi sa che parla di Ash, poverino, sembrava essere molto disturbato. Mentre stavo uscendo ho fatto in tempo a sentire con la coda del lotto i suoi deliri. Con la coda del lotto. Però ora dobbiamo far passare di livello. Come si chiama? Sindaco, giusto? Un po' di Pokéball magari. Repellente, perché più avanti dovrebbe esserci un. Sta fermo. Quanto costa? Ah, la merda, oh, siete dei bastardi. Vabbè, ho dovuto comprarlo perché io non vado avanti a Zubat. A meno che voi non vi piacciono i Zubat. Oh, Gastano, finalmente ti ho trovato. Sono l'assistente del professor Rock. Ho qualcosa da consegnarti, tieni. Forza di volontà. Gastano si sente diverso. Quando ti senti giù, premi il pulsante B per motivarti e vedrai come sarai veloce. Non possiamo permetterci che tu fallisca la missione. Ci vediamo. Ah, c'è un biglietto. Gastano, pulcino mio, ti ho mandato un po' di forza di volontà tascabile. Sono lontana, ma ti penso sempre. Ti prego, non tornare. Baci tua mamma. Ah, vediamo un po' quanto è veloce. Oh, mio Dio, non si vedono neanche le gambe. È troppo veloce. È troppo veloce per me. Sonic, mi stavi guardando, vero? Che cazzo vuoi? Il turno di Patrick. È ruota fuoco effetto su di lui. Come pensavo, no. Patrick è tipo acqua, cosa volevate? Però te ne rifà danno, È fuori anche lui. Oddish? Eccolo qua, Oddish. Un soffro che
Cos'è un soffritto? Cosa minchia è? Perché l'ho tolto così poco? Prossimo attacco, azione. Oh. Eh no, quindi posso fare anche la prossima. Perché mi guardi il culo? Perché sei messa a pecore con una minigonna inesistente? Ah. Ah, ok. Bel gioco. Renato piglia mosche e vuole perdere. È il turno di Caterpie, come tutti i Caterpie l'hanno, sti bastardi. E Vanek è una volta che lo ammazzo con braciere. Braciere fa cagare. Azione. Azione sempre funziona. Vulidol ruota fuoco, vediamo solo un po' di effetto. No. Massimo Ghera è più forte di braciere. Adesso gli ho fatto brutto colpo quando dovevo farglielo prima. Sin da qui livello 14, bene. Caterpillar, ruota fuoco. Questo qua gli faccio. Perché mi sa che ha poco attacco speciale, sin da qui. Non ho letto, scusate. Cambia Pokémon, Mister Hankey. Perché Mister Hankey tra tutti? Ciao, mi piacciono i pantaloncini corti, sono molto sexy. No, ti prego. Sin da qui. Dai, Mister Hankey, usa Mega Pugno. Già fallisce, comincia bene. Bravo, Mister Hankey. Quanto danno gli faccio? One Punch, letteralmente. Nuzlocke. Nuzlocke, guardate com'è fatta bene qua. Complimenti ai programmatori. Contando dei baffetti qua sotto. O è un naso, non lo so. Vabbè, è sempre quello, chi vuole intendere, intenda. Non dico gli anti-camper perché sennò vi ci scrivete. Livello 17. Ma livella bene, Mister Hankey, O forse erano i Pokémon di. Forse erano i Pokémon di Bosco Sverdato che erano un po' troppo deboli. Sei un allenatore, forza. Lottiamo, forza. No. Era un passante. Bullidol. Sin da qui cerca di evolverti, non lo so. Di solito sin da qui il Pokémon persone normali ti evolveva al 15, non mi ricordo. Ok, Caccola è debole al fuoco. Quindi ruota fuoco. E infatti. Il prossimo è Caterpillar, che anche questo qua è debole al fuoco. E sciottiamolo, sciottato. Benissimo. Due Pirlo ha fatto fuori in un colpo solo. Metapod è debole al fuoco, quindi mi raccomando, mai cucinare e tenere l'iPod in mano nello stesso momento. E oh, quanto mi mancava! Non mi vogliono far livellare sin da qui. Vabbè. Questa mi aspetta, Questo squadro è così intrigante. Oh, you touch my tralala. Mai din din do. No, è scappata. Noi dai, mega pugno su Patrick. Cavolo, Patrick è forte, è resistentissimo. Azione, è andato. Non è più resistente. La scimmia! Oh, dannazione. Questo dobbiamo distruggerla. La scimmia! Vive per sempre nell'armadio di Chris Griffin. Dobbiamo farla fuori per il bene di tutti i Griffin. Mega pugno! Oh. E niente più scimmie. Terrorizzeranno Chris Griffin. Sì, ne ho catturata una anch'io. Sin da qui. Di qua c'è ancora sti piglia mosche di merda. Vuoi lottare contro i minui Pokémon? Non li avrei mai visti. Caterpillar? Madonna, ho indovinato! Mi sembra che ho indovinato. Ruota fuoco, il prossimo è Bullidol. Scommettiamo? Dai. Sin da qui livello 15 finalmente. Ah, Metapod, ho sbagliato. Per fortuna che ho sbagliato. C'è anche una coda di un iPod qua dietro. Vediamo un po' se si evolve, sono distrutto. Niente. Potrebbe evolversi a livello 17 anche lui. No, cioè. Spero, mi sembra. Facciamo fuori tutti gli allenatori che. Ehi, non indossi i pantaloncini. E allora? Matteo Bullo vuole perdere. Spyro. Ah, sì, ok. Va bene, bravi. Non Spiro, ma Spyro. Mega pugno e fatto fuori, per fortuna.
Quanto mi dà? Pochino. Perso, 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 perso. Puntini, puntini, perso. Spero che sia contento. Se gli parlo, cosa mi dice? Porto sempre i pantaloncini, anche d'inverno. A genius! Davvero. Poi siamo rassiderati, sono cazzi tuoi. Qua non c'è nulla. Ah, di qua siamo già passati. Male, 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 male. E allora dobbiamo andare di qua. Oh, finalmente ti sei accorto di me. Ehi, mi hai aiutato? Ora possiedimi, stallo. Ma che cazzo. Ok. Ratatatatatatatata. Basta questi ratatatatatatata. Ah, l'ho già ascoltato, benissimo. È il ruota a fuoco, spero. Che lo spero di shottarlo? No. No. Decisamente no. Azione, è già fatto. Ah, avevo un solo Pokémon. Tutto qui, infatti, tutto qui. Vediamo. Però è qualcosa di meglio. Mi serve la pillolina. Avete capito? Avete capito, spero. Mister Renki. Di qua c'è... niente di niente. Ah no, c'è sto pierda qua. Uffa, c'è lo sciopero. Questi estremisti di sinistra non vogliono farmi passare. Quali? Non c'è niente. Ehi, davvero hai battuto giurato? Sì. Ci avrei giurato. No. No. Attenzione, pare che questa rotta non ci siano Zubat. Oh mio Dio, perché problema grave. Monteluccio. No, no, io scappo. Oh, ve lo faccio per la prossima volta al Monteluccio, non subito. Benvenuto al bordello, il luogo dove i Pokémon raggiungeranno... Sì, avete capito. Ok, grazie per l'attesa. Grazie, episodio finito. Ciao a tutti. No, sto scherzando. Prima vi faccio l'introduzione finale, dopo vi lascio in modo tremendo. Avrei voluto far evolvere anche sin da qui, ma non si evolve sto bastardo, quindi... Vabbè, per fortuna abbiamo Mister Ranky, abbiamo battuto addirittura Luca Giurato. Quindi sentitevi realizzati, perché abbiamo battuto Luca Giurato. Al prossimo episodio e vedrete qualcosa di spettacolare a Monteluccio. Ciao a tutti!